Buongiorno! Allora, dunque, questa sarà la settimana del Vlogmas del 22 dicembre, se non mi sbaglio. E inizio questa cosa quando in realtà la mattina, la giornata è in realtà già iniziata. Qua ho un sacco di casino ancora, perché stamattina, visto che Simo oggi entra a lavorare alle 4:30, ci siamo svegliati presto, che siamo andati a fare la spesa quella grossa. Abbiamo riempito tutti i buchi del frigorifero che c'erano. E abbiamo preso tante cosine buone, se sentite urlare è lui che sta giocando. Noi siamo dei verdurai, quindi praticamente tutta questa parte di frigo è concentrata su verdure. Poi abbiamo preso anche tipo 3.000 clementine, visto che arriva Natale, con anche le noci. E poi anche qui abbiamo preso un sacco di cosine buone. Io ho voluto prendere tipo l'oro, che non so voi, ma io adoro. Poi ho preso anche questo qui. Simone nella sua essenza. Questo è lo sgabuzzino, un po' incasinato, ma vabbè. Gli sgabuzzini sono sempre così. Abbiamo fatto anche un po' di scorta. La lavatrice l'ho già caricata, devo soltanto avviarla, che però con questo tempo è un po' complicato, perché non so mai, cioè, stendere in casa mi rimane la roba umida e quindi è sempre un po' un problema. Cose da dirvi: oggi pomeriggio poi stasera devo girare un video e mi ci vorranno almeno 3 ore. Sì, ieri mi si è rotto il telefono, quello dal quale sto filmando ora, perché non mi si è rotto, tipo spaccato lo schermo, venato, non lo so, cose di questo tipo, però non posso più né ricevere né effettuare né chiamate né messaggi. Cioè, il mio telefono può comunicare soltanto con il wifi. Mi dice che devo aggiornarlo, e quando lo aggiorno, anche se c'è il wifi attivo, mi dice che non c'è internet per poterlo aggiornare. Quindi si sarà fottuto qualcosa dentro, quindi fantastico. Oggi mi vedo con la mamma che andiamo in centro, e visto che devo prendere 2 cose per la casa, nel senso tipo la fetta verdure e anche uno spruzzino per Miranda, che sarebbe la pianta, quella di Colvin. E comunque sul sito di Colvin, visto che ne ho parlato, vi dico un po' meglio, non è ad, nel senso non è sponsorizzato o cose. Mi avevano, è un gift vecchio, nel senso mi avevano mandato la pianta un po' di settimane fa, e devo dire che è ancora viva, assurdamente. Mi piace tantissimo Colvin come sito, perché ci sono un sacco di cose belle. Cioè, a prescindere da tipo che mi hanno mandato una pianta, io ci volevo fare un abbonamento che ti mandano a casa i fiori. Quando me l'aveva fatto scoprire la Ellie, che è una mia cara amica, mi aveva troppo intrigato e ero lì per far l'ordine. Poi ho detto vabbè, aspettiamo ancora un attimo, che a fine anno siamo tutti sempre un po' così. Vabbè, comunque, a parte questo, ieri per me è stata una giornata abbastanza difficile, nel senso che non so perché, ma ero tipo stanca. Ma vi spiego questa cosa. Io una volta avevo visto un su Real Time di una ragazza che soffriva di una strana forma di narcolessia. Non era narcolessia classica, che tipo ti addormenti qua. Praticamente lei era stanca. Ma c'è la luce della bici accesa? Vabbè. Era stanca, si è addormentata e non si è più svegliata praticamente per 2 settimane. Cioè, tipo, non riusciva a svegliarsi. Quando si svegliava, stava sveglia giusto per proprio 10 minuti, il tempo di, ne so, andare in bagno, che cavolo ne so, sciacquarsi, lavarsi, mangiare qualcosa, e poi però doveva continuare a dormire. Hanno fatto degli studi e soffriva di questa cosa strana di ipersonnia, tipo ipersonno, non lo so, vabbè. Comunque sia, a me a volte succede questa cosa qua, no? Già diverse volte è successo che io a volte proprio non so come spiegarvi, devo dormire. Non tipo, oh, sono stanca, c'ho un po' da biocco, mi appisolo qui. No, devo proprio dormire. Cioè, una volta ero così disperata che ero vicino a casa di Filippo, che gli ho detto: Fil, ti prego, accoglimi in casa, fammi riposare un secondo, perché non riesco a tenere neanche gli occhi aperti. Non lo so, poi tra l'altro in questo periodo non so come mai sto avendo un sacco di crisi di paralisi del sonno. Sì, lo so, adesso è tipo il rettangolo di video dove ci sono i malanni. E Simone era lì che cercava di svegliarmi, anche Fili, appunto, ieri, che era qua che studiava. Io mi sono messa qui a dormicchiare, però mi continuavano a venire gli attacchi. E per chi non lo sapesse, le paralisi del sonno sono una cosa orribile. Praticamente, aspetta che è partito.
Praticamente sono, cioè il tuo cervello rimane sveglio mentre il tuo corpo sta già dormendo, quindi tu in realtà sei sveglio ma sei completamente paralizzato e non puoi fare niente, e questa cosa comprende proprio terrore, terrore, insomma cose brutte. Cercate su Wikipedia se volete approfondire e capire meglio che cosa sono queste paralisi del sonno. Fatto sta che, non lo so, ieri per me è stata una giornata terribile e quindi ero stanchissima. Oggi sto bene, però questo clima, che è partito tutto dal clima, questo tempo non aiuta per niente. E comunque devo dire che, non so, no, sarà che gli anni scorsi non ci ho fatto particolarmente caso, ma devo dire che le luminarie quest'anno a Genova sono belle potenti, cioè sono bellissime. Anche tipo a Bocca d'Asse o da Piazza Corvetto, insomma ci sono luminarie ovunque e bellissime, quindi questa cosa la volevo dire perché è bella, nel senso, aiuto. Io ho furbamente dimenticato il bastone del telefono a casa. Sono riuscita a trovare lo spruzzino per Miranda e per la stella di Natale. Ho trovato anche una grattugia fighissima che poi a casa stasera vi faccio vedere. Sto andando da D-Mail, che devo vedere se trovo una fetta verdure. Ho preso anche due tazze fantastiche verdone, bellissime. Adesso ci incontriamo con Phil e poi tra poco ci raggiunge anche la mia mamma. Non ho comprato neanche un regalo di Natale. Neanch'io, perché I can't. Però vi volevo fare vedere De Ferrari, che ci sono i mercatini con anche l'albero tutto illuminato, bellissimo. Chi è che canta? Non lo so. Ah, ma io sto ancora filmando in tutto questo. Adesso comunque andiamo un attimo io e Phil da Grom, che ci prendiamo una cioccolata calda, e poi tra poco ci raggiungerà anche mia mamma se ce la fa. Dunque, allora, noi siamo state, Fili è andato via, noi siamo state da Feltrinelli e ho trovato un'agendina e ho intenzione di fare poi i Playing With Me, perché ho dovuto tutta modificarla, vabbè, sapete come sono io. E poi ho trovato anche, che me l'ha regalato lei, un calendario. Ciao! Ciao! Ciao. Vabbè. Ok, quindi adesso andiamo a casa, lei mi dà uno strappo, poi appena arriviamo vi faccio vedere tutte le cosine varie di oggi. Basta, mi fa male il braccio. È una diretta, solo un video. Ciao. Ciao. Allora. Ciao. Hello. Ciao Nina. Io sono appena arrivata a casa, Simone. Ciao. Allora, lui ha preso il cibo schifosissimo del McDonald's che noi adesso mangeremo. Poi ha preso anche questo qua. Ma sei stato da casa nuova? Sì.
Anch'io. Per le 5 e mezza, 6, 7 forse. Allora. 6, 7. Non lo so. Cosa fai? Allora ho preso questo qui. Che è per tagliare le verdure. Questo sarebbe il telefono di scorta. Vabbè, adesso poi vedremo com'è. E anche questo. Mia mamma mi ha dato questo e vedremo quale va. Questa qui è l'agendina. Non mi sono ancora tolta la giacca in tutto questo, ma d'accordo. Questo è il cavo per uno di questi telefoni. Lo spruzzino per Miranda. Poi ho preso questo qui, è il calendario che ho trovato. Con tutte le piantine. Adesso io avevo questo che è uguale, nel senso fatto nello mio, che è fatto nello stesso modo, solo che aveva tutte le immagini a tema del mese, invece questo qua sarà con le piante. Vabbè, poi ho preso questo qua da Casanova perché lo voglio mettere qui, visto che questa qui è quella del caffè, ma io il caffè non lo posso più bere e quando viene gente di solito lo faccio nella moka, allora lo sostituisco di modo che ci possano stare più utensili, insomma. Questa, che è una cosa molto figa, è praticamente una grattugiera che ti grattugia il coso direttamente nel barattolo. E poi ho preso questo qua che è un porta chitarra, cioè da appenderci la chitarra al muro. Poi ho preso una sveglia perché la mia si è rotta. Dei tappi, lo schiaccianucci. E basta, e poi queste due belle tazze. Guarda che belle. Direi che ci sta molto bene. Comunque io vi volevo far vedere anche l'agendina. È molto molto carina perché è fatta in questo modo. Però io la devo modificare perché a me serve tipo il calendario, no? Che è fatto con tutta la pianificazione del mese, solo che agende così io non ne ho assolutamente trovate e quindi alla fine ho preso questa qua che la farò diventare mensile. Questa qui è la nuova sveglia, che però ammazza, cioè c'era scritto sveglia silenziosa ma fa un casino. Queste qui le ho prese l'altro giorno da Upim e sono proprio tanto belline. E le ho pagate tipo solo 10 euro, però sono caldissime e bonci. Adesso mi farò un bel tè. Ciao. Ciao Phil. Ciao. Dunque, noi oggi stiamo andando in giro per fare foto, visto che io non ho assolutamente niente da pubblicare, dico proprio niente. In realtà avevo deciso di venire a farle da sola, che tanto do il cavalletto per l'iPhone. Solo che, madonna, ma che mare grosso, ragazzi. Solo che, visto che abbiamo Sebastian che è fotografo, allora alla fine ci siamo visti tutti e tre e siamo venuti in Corso Italia, che è un posto abbastanza suggestivo di Genova, e abbiamo cercato di fare un po' qualche scorcio, qualche cosa carina.
Adesso vi faccio vedere il mare perché è veramente enorme, senza badare a impalcature. Ci sono queste ville super bellissime e insomma ci sono delle belle costruzioni, delle belle case. Ok, allora sto per tagliare tutte le verdure e fare anche il ragù, così mi tolgo due robe in una. Ciao Dani! Noi, allora, lui è un amico di Sima e noi stasera ci facciamo di Marco, con una bella cenetta che ha preparato Simo e Dani ha portato questo e infatti adesso ne facciamo un bel cin. Auguri! Auguri! Dunque, oggi è il 23 e questo video uscirà oggi. Non sono riuscita a pubblicarlo ieri, domenica, questo vlogmas, perché sia ieri che l'altro ieri ho filmato poco, non ero riuscita a vloggare tanto. Comunque niente, adesso stiamo mettendo a posto casa perché ieri ci sono stati Vanessa e Julian qua da noi. Ciao! Il programma mio è proprio quello di editare questo video e farlo uscire. Far uscire due video di seguito, non lo so, mi sballa il calendario, non mi piace. Quindi ho pensato che potrei far uscire oggi, lunedì 23, questo video. E l'ASMR farlo uscire il 25, cioè lo giro oggi il video e lo edito e lo programmo per il 25. Se invece pensate che sia una cavolata, lascio perdere e passiamo direttamente poi al video del 2019 che ci sarà venerdì 27-28, quando sarà. E quindi niente, io vi auguro un buon Natale, delle buone feste. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate riguardo la pubblicazione dei video, così mi organizzo. E niente, vi mando un bacino e ancora tanti auguri.